L'8 settembre sono stato testimone delle disastrose situazioni delle caserme italiane, con colonne interminabili di soldati che venivano avviate alle tradotte e poi portate in Germania. Ho sentito la necessità di mettermi in contatto con questi soldati dispersi e soprattutto di cercare un nostro ex allievo, Ignazio Vian, che sapevo che era lì nel Cuneese. Mi sono recato lì, non ho trovato Vian, ho avuto invece occasione con degli amici di Cuneo di prendere contatto con Duccio Galimberti che organizzava la sua prima banda Italia Libera a Paraluppe. E sono andato lassù con dei rifornimenti che sapevo che erano molto graditi, del riso e del lardo. Ma mi sono portato dietro anche un'enorme pietra sacra perché avevo la segreta speranza che avrebbero accettato la proposta di dire una messa all'inizio della resistenza. Duccio Galimberti ha accettato volentieri l'idea della messa, l'hanno ascoltata tutti, c'erano anche parecchi israeliti che erano lì nascosti e poi dopo la messa Duccio Galimberti ha fatto un discorso. Un discorso che per la mia vita è stato un colpo di timone, perché ha accennato a Gesù che aveva mandato gli apostoli nel mondo a predicare il Vangelo sapendo che sarebbero stati tutti uccisi e ha invitato tutti i membri della banda a dare volentieri la vita per la libertà. È partito con un discorso sulla libertà che ha inciso profondamente nel mio cuore di sacerdote e di uomo. Ero andato lassù con l'idea di svolgere il mio ministero di sacerdote perché sapevo che c'erano uomini in pericolo, ma sono diventato poi un convinto uomo della resistenza e da sacerdote ho dato tutta la mia collaborazione perché questo programma riuscisse vittorioso. Ecco, lei adesso che cosa sta facendo? Sto dipingendo Duccio Galimberti, traendolo dal piccolo film Pate Bevi che io ho girato proprio la sua Paraluppe. Io ero un po' un appassionato cineasta, avevo sempre in tasca una macchinetta Pate Bevi rifornita di pellicole e ho approfittato dell'occasione per cinematografare Duccio Galimberto, i suoi primi uomini e ho dato poi la macchina a uno dei membri della banda perché registrasse anche qualche particolare della Santa Messa. Aveva anche con me le vaschette per sviluppare le pellicole perché mi rendevo conto della pericolosità di avere un documento cinematografico così.